Parlando con altri giocatori che possono occupare diversi ruoli, insomma, spesso dicono: beh, io preferisco giocare in attacco perché, insomma, mi piace magari arrivare più in zona gol e mi piace difendere meno. Invece, in questo Verona, quando uno fa l'esterno offensivo, ne deve fare di strada e deve sacrificarsi molto, no? Sì, come abbiamo dimostrato sia l'anno scorso che quest'anno, le due fasce devono fare sia la fase difensiva che la fase offensiva, ma come penso come in tutte le squadre al mondo debbano fare questo per arrivare a dei risultati. È stata una stagione molto travagliata per te. Quindi la domanda è un po' quella che circola anche in questi giorni. È solo un problema di sfortuna a tuo avviso o è cambiato qualcosa anche nella preparazione? O, non so, i carichi di lavoro sono stati differenti? No, non lo so, penso che comunque un po' in tutte le squadre ci siano degli infortuni, quest'anno è toccato a me, purtroppo, ho sempre preso tutto molto, tra virgolette, positivo per cercare di tornare prima e dare il mio contributo, poi speriamo che possa continuare così. Sì, è riferito a te, ma anche un po' alla squadra, no? Ce ne sono stati tanti davvero quest'anno. Cioè, come secondo te, è proprio una questione che la stagione è gelata, ecco. Sì, ripeto, come ci sono stati da noi, ci sono state anche in altre squadre, penso che sia fa parte del calcio, del nostro lavoro, quindi siamo stati tra virgolette sfortunati, ma ora siamo tutti e vogliamo tutti dare una mano alla squadra a fare bene. Nelle altre squadre viene da pensare al Milan, ad esempio. Ah, non lo so, noi pensiamo a noi, poi gli altri penseranno a loro, dato che già anche noi abbiamo i nostri problemi, pensiamo ai nostri. No, era un assist per chiederti anche della prossima partita. La prossima partita andiamo a giocare contro una grande squadra, che anche se non è così in forma, ma comunque resta una grande squadra, giochiamo a casa loro e noi andremo là per cercare di comunque di lottare come abbiamo sempre fatto in tutte le partite e poi vedremo. Il Milan è un gigante da un punto di vista calcistico, ma è un gigante ferito. Come si affronta una squadra in un momento sicuramente non buono, però in casa sua, sapendo insomma quello che San Siro può dare alla propria squadra? Come hai detto tu, il Milan è sempre il Milan, una grandissima squadra, in più gioca in casa, San Siro, noi andremo là e proveremo a correre più di loro, noi possiamo solo che far questo, metterci tutta la grinta, il cuore, la corsa e cercare di fare una bella partita. Ecco, i sostenitori dell'Hellas Verona non hanno davvero mai fatto mancare il loro sostegno. Ultimamente, poi, con i risultati positivi, si è ancora più rinforzata la voglia di esserci. Quindi, cosa vi aspettate anche da parte dei tifosi, nella trasferta di sabato? Ma ormai i tifosi ci hanno dimostrato sempre grande calore, grande affetto, quindi possiamo solo che aspettarci grandi cose da parte loro. Noi li ringraziamo sempre e speriamo che vengano in tanti a tifarci come fanno sempre. Senti, all'andata pardon, sì, nel girone d'andata con l'Inter abbiamo dato, come dire, la scossa finale alla panchina di Mazzarri. Adesso c'è un'altra panchina, quella invece del Milan, che già trema parecchio di suo. Secondo te è possibile, insomma, che il Verona sia quest'anno, come dire, un po', la giustiziera delle due squadre di Milano? Non lo so, penso che a noi ci interessi poco questo, a noi solo interessa andare là, provare a fare una bella partita, mettere tutto noi stessi in campo, giochiamo contro una grande squadra e nulla, poi quello che sono le loro problematiche, penso che rimangano nella loro sede, ecco. Alberto, Alessandro, c'è il microfono Ciao, aperto, ciao ciao. Jacopo. Al di là dell'amicizia che ti lega con Tony, lui a un certo punto ha detto Sala può diventare un giocatore importante per il Verona naturalmente, ma per tutto il calcio italiano. Ti ci vedi così alto, no? Come ti ha suggerito Tony? Ma io, come ho sempre fatto, ringrazio per le splendide parole che ogni volta Luca ha nei miei confronti. Io penso solo a far bene per il Verona e a cercare di aiutare questa squadra. Poi quello che verrà, non so, verrà in un futuro, non posso neanche immaginarlo. Ecco, quello che voglio fare è comunque dar tutto me stesso ogni volta che scendo in campo per onorare questi colori. Ecco. Mi racconti quando
quanto cambia per te giocare nei tre davanti, nel senso che nei cinque di difesa ci sai stare, nei tre di centrocampo idem. Cos'è che chiedi a te stesso di più nello stare nei tre davanti? Ma di riuscire ad andare più in area, di aiutare Luca, di non lasciare da solo Luca e poi di aiutare in fase difensiva. È un compito difficile, quello, secondo me, quello della terza punta in avanti, perché comunque ricopri un'ampia parte del campo sulla fascia, quindi devi fare avanti e indietro e devi aiutare la squadra sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ecco, dalle tue parole mi sembra che la tua forza di volontà, la tua mentalità sia l'arma in più che tu hai messo a disposizione per superare questa serie di lunghi infortuni. Sì, no, non solo questo, anche comunque tutte le persone che mi stanno vicino, dai miei familiari e comunque i miei compagni che mi sono sempre stati vicino, questo mi ha aiutato molto a tornare il prima possibile. La vittoria di Cagliari è stata una vittoria fondamentale, anche perché era una sfida a salvezza. Se non abbiamo dato il colpo di grazia al Cagliari di Zola, poco ci manca. Questi tre punti a livello mentale cosa vi ha portato? Ma non solo la partita ai Cagliari, ma già anche la partita contro la Roma ci aveva portato grande fiducia. Avevamo ritrovato il nostro gruppo che c'è sempre stato e nulla, ci ha dato grande fiducia e abbiamo dimostrato che comunque il Verona c'è e vuole e ha voglia di fare delle belle partite, di mettere il cuore e di correre più degli altri per portare a casa i risultati. Grazie all'esperienza del tuo caro amico Luca, lo possiamo considerare un allenatore giocatore? Diciamo che è un giocatore che ci aiuta molto, che è un grande campione e questo basta a noi giovani, ci aiuta molto ogni giorno, ogni settimana, come a tutta la squadra per migliorarci. Non so se lo sai, ma il Verona nella sua storia non ha mai vinto a San Siro contro il Milan. Può essere anche questo un ulteriore stimolo durante la settimana? Ma penso che noi queste cose non ne facciamo caso, noi vogliamo solo allenarci bene per arrivare alla partita pronti e mettere tutto noi stessi sul campo.